io con gli occhi, perché tu quando sei ipnotizzato non è che sei rincoglionito, tu senti tutto, sei coscientissimo, tu sei super cosciente e il tipo non ti può far fare cose che tu non vuoi fare, cioè il tipo ti accompagna se tu vuoi farti accompagnare. E la roba incredibile, io a un certo punto avevo paura di vedere qualcosa di brutto, quindi non vedevo un cazzo, però sentivo freddissimo, ma sentivo un freddo e ho iniziato a tremare. E io gli dicevo, guarda, cazzo, c'ho paura perché tu poi riesci a parlare, no? Gli dicevo, bello, lì. Bella, bella. Ciao, ho paura perché sto tremando, no? E lui mi dice, guarda che non stai tremando. E io ho il video, ci sono io che mi tocco, e io avevo la sensazione di avere delle convulsioni. In realtà in che senso ti toccavi? Mi toccavo il braccio, per dirla. E avevo la sensazione di avere le convulsioni, ma in realtà ero completamente immobile, e poi a un certo punto ho avuto le convulsioni davvero. Ma scusami, Fede, io te l'ho già detta questa cosa, e c'era, è diventata virale una storia di questo bimbettino che sapeva della sua famiglia precedente in un'isola deserta, che l'aveva sognata, ed era effettivamente vero. Sì. Il problema è che ne sai quando è paranormale, quando è vero, quando non è vero, non, cioè, io mi baso su quello che ho visto e su quello che ho provato io, quindi io non credo che sia una cosa mistica, ma credo che sia un'esperienza incredibile per comprendere quanto cazzo è potente la nostra mente, cioè solo quello. Diciamo che, come diceva Descartes, è un po' il cervello è l'unica parte che non puoi guardarti da solo, no? Esatto. E ti fotti se ti guardi da solo, perché... Quindi secondo me l'unica cosa che si può dare per certa è che non ne capiamo un cazzo. Esatto. È possibile. Ragazzi, come sa che... 1727, come vi chiamate dal vivo, veramente? Mattia. Mattia, io Gero. Gero, Mattia, avete mai fatto dei sogni lucidi, per curiosità? Dei sogni? Lucidi. Io ancora devo capire se sono lucido, fate lì. Una bella risposta. Oh, ok. No, avete mai sognato di volare o altre cose? Come no, io volo sempre. Ok. Avete pure vicino all'aeroporto. Più vicino, capito? Sono Piana del Sole, Roma. Ok. Non vi è mai capitato? No. Mo' sono scordato, fratelli, le dica la verità. Mo' non è perché mi dico così che ho la faccia da pagliaccio, che mi sono rotto una contessa prima, è successo un problemone, ti dico fermate, fratello. C'è stava il vicino che mo' voleva menare, ti dico fermate. Adesso è successo? Sì, è un problema, raga. A me vogliono menare tutti, tutta Roma, vengono sotto casa, non riesco a capire, sarà la faccia, c'ho un po' la faccia da cazzo. Ah, il sangue sulla faccia? Il sangue? No, il sangue ancora no. Loro mi hanno fatto uscire dal naso un po' di giorni fa, mi sono venuti sotto casa, mi hanno dato una cascata, ti dico fermate proprio. Ma cos'è che fate, ragazzi? Perché a me mi hanno spammato un sacco il tuo nome più che il nome di Sake. Che faccio, Sake? Dimmi te, perché io non lo so che faccio. No, non lo so. Intrattieni... Ti trattieni te? Un intro. Tu la trattieni? Che sei sigo, quelli? No. Comunque facciamo intrattenimento, facciamo entrare le persone random su un Werby e parliamo. E cima noi, capito come? Sì. Ma... Che hanno tutti la 104. Cos'è? Ok, conoscete, vi faccio questa domanda, conoscete Max? Max, come no? Ciao Max! Io ti conosco molto bene, Max! Ciao, piacere, non sapevo chi eri. Adesso lo sai. Adesso sì, adesso ti ho detto. Lo dovrei meglio però, Max! È un po' cringe la situazione. Non è una minaccia, non è una minaccia, assolutamente, figurati. Sei un bel ragazzo, però non verrei a fare di più, ecco.
Bello parolone, Dio mio, però cerco di farti il complimento. Non so se c'hai specchi di legno a casa, fratelli. Scusa, ma questo è un sogno lucido? Questo è un sogno lucido, adesso in questo momento sono lucido, esatto. Ma dico, sarebbe stato meglio se fosse stato un sogno lucido? Non ho capito la domanda, che senso? Che senso? Niente, niente. Scusami, ti ho interrotto, continuo. No, figurati. No, lascia perdere. L'uomo. Lascia perdere. Ma che te sei antipatico? Non ti conosco, no, non lo so. Ma sei un gamer? Un gamer? Come no? Io faccio GTA, una vita. Ah, ok. Ma che cos'hai? Che sei sporco di rosso? Che cos'è? Pomodoro, se non è sangue? Uovo, che è un uovo, non lo so. È un po' di tutto. Perché c'hai un uovo in testa? Perché mi dicono sempre che ho la testa d'uovo. E allora niente, me lo sono rotto in testa un uovo. Ma perché te lo sei rotto in testa? Per allora mi andava. Volevo vedere se, perché ho la testa calda, allora volevo vedere se riuscivo a cuocere l'uovo in testa, capito? Una frittata. Capito, ok. Ma poi non ti sei lavato dall'uovo? No, mi hanno levato l'acqua a casa. Allora, posso chiedere una cosa? Posso chiedere solo perché è entrato per offendere? Ma perché ti ho offeso, Max? E te l'hai preso male? Adesso metto con gli specchi. Ma c'hai pure i denti belli, fratelli, ma sorridi, faccio un sorriso, dai. Ma sa niente che così da niente che gli specchi di legno a casa che sono brutti. No, ma come? Tu l'hai detto? Tu te li rimorchi tutti, fratelli. Ci provi, dai, ci provi. Come vuoi che ti chiamo? Dimmi sinceramente, cioè. Come ti pare, fratelli? Come ti pare? Fratelli, allora, a me sono arrivati, ti devo dire la verità, tanti commenti sulla tua persona, cioè più che altro mi hanno scritto di te e più che altro ho visto i numeri che facevi su Instagram. Ti posso chiedere una cosa? Ora come ora, a te ti conviene più fare le dirette qua su Twitch o su Instagram, dato i numeroni che fai? Ma su Twitch? Ma perché non famo i numeroni su Twitch? Abbiamo buttato giù la piattaforma, oh! Non lo so, però su Instagram ho visto che hai fatto dei numeroni. Ma stavamo in tendenza il primo giorno! C'è la tendenza su Twitch? Non credo che esista la tendenza su Twitch. Ma faccio un esempio, quanti viewers per capire? No, avevamo 3.000 views il secondo giorno. 3.005. Forte. Vabbè, su Instagram siamo a 23.000, ci sa, no? Vabbè, no, per quello che ti dico su Instagram, qual è la differenza? Cioè, cos'è che ti ha portato su Twitch rispetto a su Instagram? È il sangue, io non lo sapevo di Twitch. Ah, tu hai iniziato su Instagram? Sì, su Instagram. Allora, aspetta, allora, non ci trollare, dici come hai iniziato, dici veramente come hai iniziato. In realtà casualmente, stavo a fare una diretta, una volta è entrato uno, ma ho cominciato a insultare. Io ho cominciato ad insultare, e cala. E quindi hai iniziato su Instagram? Instagram. E poi sono aumentati, cioè comunque sei diventato un po'. Ma sì, non ho messo 80.000 follower. No, però le dirette vedo che te le seguono le dirette. Sì, col Brasile eravamo fatti 23.000, c'è sta. Vedi che è tanto su Instagram. Però la cosa che ti chiedo è lo step da Instagram, ok, cosa ti ha portato a farlo su Twitch? Forse i soldi, non lo so, io ti dico i soldi, secondo me. A me mi hanno portato su Twitch i soldi. Ti devo dire la verità. E come va? Va bene? No. 70k al mese più o meno. Quanto? 70.000 al mese. Ah, vabbè. No, non avrei le serrande di Tirana. Però, non lo so, per me va bene così. E a te qual è stata la...
senza trullarci, qual è stato il tuo step per dire ok, mi sposto dalle dirette su Instagram che mi vanno comunque bene, che sono dei bei numeri, a dire ok, vengo su Twitch? I soldi. Come hai messo? C'è un interesse in comune, oh. Come ti è sembrato Twitch? Mi è sembrato una piattaforma interessante. Più professionale. Più adatto per le dirette, ti direi. Certo, assolutamente. Okay. Ma Andrea, ma io voglio fare una domanda, ragazzi, perché io non sto capendo lui cosa fa su Twitch. Cioè, beh, perdonami, ma non ho capito. Cioè, tu... Cosa fai? Dico io, dici tu. Di tu, senza parole. Praticamente diamo possibilità di entrare su Werby come fa alle persone che ci seguono, chiedendo domande, insultando a Gero e così. Cioè, quindi per esempio tu fai una diretta, io ti chiedo di connettermi e il mio scopo è quello di insultare lui. No, ma non se ci riesci però, insultare anche. Non è difficile, ah sì, ma... ti evito lo spettacolo, Diego. Se no, se ci vuoi provare, ci puoi pure provare, No, guarda, rimane. Ma ti sei innamorata pure così, vestito così, vero? Chi ti acconsenta, Roma? Sì. No, mi dispiace, lei è una passione solamente per come vanno in delle case e si fanno tutti. Nelle case si fanno tutti? No. Chi è che è uscito? Diciamo che non sei il mio genere di ragazzo. Mi dispiace. Fermati proprio, ti dico, solo lì. Ma che sta qui? Ma non siamo ancora te, mi sa che sta a volare. Fratellini, fermati. Ma sai che mi sembra di tornare indietro quando ero alle superiori, che arrivava la gente a casa e dirmi che ero brutto. Ah, ma a te superiori sai, mi rende che te levavo, fratelli. Ma è per questo che ti menano tutti, cioè offendi tutti. Ma chi mi mena? Ma chi mi ha menato? Me l'hai detto tu che ti hanno menato. Che mi hanno menato? Ma allora sei scema io, tu prima hai detto che ti hanno menato. No, io ho detto che ci hanno provato. Ah, che ci hanno provato, quindi li hai menati tu. Dimo che non hanno fatto una bella fine. Ah, ok. Mamma mia, wow. Io vi do la buonanotte, ragazzi, ci è stato un piacere. Io sto per seguire Ivan. Io anche. Buonanotte, Ivan. Mio giretto al palco. Ciao, ragazzi. Ciao, Iori, un bacio. Ciao, Ivan, un bacione. Ciao, ragazzi. Io tra un po' vado a dormire, che mi scopo. Ciao, chat. Vado a dormire anch'io, ragazzi. Va bene. Notte, Max. Bello, vedi. A me sta morendo il computer. Buonanotte, Luis. Che è successo? Sono andati tutti a dormire. Anch'io ho un'autonomia di casa. Santa Dio, fatti scappare tutti, ci hanno paura. Ho traslocato e quindi ho una connessione un po' di merda. Non ti preoccupare. Aspettate un secondo. Quindi sono andati a dormire tutti. Paolone. Andate a dormire pure te, oh. Paolo e Andre. No, io non dormo. È giusto. Chi dorme non piglia pesce. Ragazzi, mi avete fatto andare via. Niente, ragazzi. È arrivato insetticida. Ciao, presente. Ciao, vabbè. Niente, non dico, volete parlare di qualcosa? Non lo so. Non lo so. Molto imbarazzante. Io ci vivo di cringe, per cui mi fa piacere, però se... È stata una mossa un po' azzardata, diciamo. Hai qualcosa da chiedere? Che c'è? Qualcosa contro di me, sorellì? Non ho capito. No, non ho niente contro di te. No, ti vedo che c'è qualcosa contro di me. Che è? No, è questo che a te?
E come faccio a menarti a te? Non lo so, non ho niente contro di te, assolutamente. Però diciamo che non è che sei proprio super simpatico nel momento in cui inizi e offendi tutti. Inizio e offendo tutti? Sì, sei entrato un po' così, secondo me sei un po' troppo nel personaggio. A me sa che a te te devo menare, però col pisello, capito come? Devi appassionare proprio. Sì, sì. Ciao, Walter. Ciao, stai piacendo. No, vattene a dormire, va, che i pesci nipi. No. Ciao. Va, chiudi, va, a dormire, va. Detto ciò, ma io veramente ho salutato te. Tu, Massimo. Ma perché sei così aggressivo? Ma qual è il tuo problema? Ma che ne so, ma devi avvelenata, ma che vuoi contro di me? Oh, quest'altra che entro. Ma io sono dolcissima, qual è avvelenata? Ah, sei dolcissima te? Andre.